Ciao a tutti, sono Strategic Call of Duty e questa è una partita di demolizione su Jungle, la città delle scimmie. E oggi sto usando come sempre un'arma silenziata, però questa volta è un'arma diversa, cioè il Fall, o Fall, come lo volete chiamare, non importa. Come perks, fantasma, gioco di prestigio e hacker. Così volevo parlarvi un po' di nuove cose che stanno succedendo nel mondo di Call of Duty, cioè la nuova patch che hanno fatto. E poi volevo parlarvi un po' del map pack, oppure delle mappe nuove che stanno uscendo per questo gioco, che sono 5. E vabbè, cominciamo subito a parlare un pochino della patch che hanno fatto, che in poche parole hanno modificato la potenza della K74U. Hanno fatto un po' di modifiche tra i contratti che puoi firmare, boh, come, non so come spiegare. E poi hanno fatto tante altre cose. Ora non è che mi sono messo a studiare perfettamente cosa hanno fatto, però guardate qua, doppio colpo alla testa. E comunque, poi, però, secondo me, una cosa che hanno modificato che davvero mi ha fatto piacere è la cosa di seconda speranza, com'è questo, ecco, quando cade come quell'omino, com'è che si chiama? Non è ultima speranza? Senti, non lo so. Comunque, quando cadi a terra, un perk, perché che di merda che non sanno giocare. E comunque, da ora in poi, ogni volta che spari qualcuno, lo butti a terra, lo butti a terra e loro, anche se te lo uccide qualcun altro, te prenderai sempre l'uccisione e loro prenderanno gli assist. Quindi almeno non ti ruberanno davvero tutte le uccisioni, perché a me mi capita troppo spesso che butto una a terra, quello lì a terra mi uccide e poi mi rubano pure l'uccisione. Quindi ci perdi in tutti e due i sensi. Ora, come vedete qui, avevo finito le munizioni, quindi sono andato alla ricerca di un'arma e mi ritrovo con questo bestione qua, che secondo me non è tanto male. Boh, forse ci farò un video con quest'arma, perché guarda lì, la potenza, cioè proprio mi sento un carro armato. Ora prendo su una pistolina. E comunque, come ricompensa sto usando come sempre le solite, no? Secondo me sono le migliori. UAV, Blackbeard, bene, e il supporto. Ora qui vedete che sto un pochino molestando sta gente, inizio a rubare un po' di armi e vengo molestato appena l'ho detto. Ah, sto zitto. E comunque, poi volevo parlarvi delle nuove mappe che usciranno l'1 febbraio per Xbox e poi per la PlayStation 3 usciranno più tardi, mi sembra un mese dopo. Quindi cioè, guardate proprio quanto sono ingiusti quelli di Treyarch, che danno le mappe prima quelle di Xbox solo perché c'hanno più giocatori. Però anche se la console fa cagare, va detto, perché chissà, è noto che la PlayStation è meglio dell'Xbox, però come sempre l'Xbox c'ha più giocatori e poi c'ha la chat privata, che secondo me è una figata assurda. Ma comunque non parliamo di quello, non voglio che poi nei commenti tutti dicono no, Xbox è migliore. Secondo me PlayStation è migliore, però chissà come mai vi intascate le mappe prima. E quindi vabbè, c'è poco da fare, non è che mi posso mettere a protestare, perché di sicuro non sarei l'unico. E vabbè, comunque, se non vi siete accorti, ho chiamato il mio supporto aereo e ho fatto un po' di danno, perché in questa mappa, la mappa delle scimmie, una volta che riesci a prendere un elicottero o un supporto, qualsiasi cosa, davvero distruggi tutti, perché loro non riescono proprio a vederti. Cioè, è una cosa assurda. È difficile che ti sparino attraverso gli alberi e te puoi distruggerli dall'alto, e quindi puoi prendere un botto di uccisioni. Io tipo mi sembra ne ho prese 18 uccisioni con un supporto aereo, quindi rendetevi conto di quanto molesta. Ora mi vedete qui, faccio un po' lo strategico e guardo un po' la mappa, perché non volevo inoltrarmi nella foresta senza sapere dove erano gli altri. E poi, di che altro volevo parlare? Volevo parlare un po' dei miei video che usciranno. Di sicuro ora smetterò di fare video con armi silenziate, spero, perché davvero ne ho già fatti troppi e
Capisco che vi annoiate un po' di questi tipi di video. Pensavo di fare dei video live che secondo me fanno schiantare. Cioè, tipo me ne riguardo e dico che cazzo sto dicendo, però mi piacciono molto e quindi ora inizierò a lavorare su qualche commento live, cioè a lavorare, insomma. E poi che altro? La Fiorentina ha appena perso 2-0 contro la Lazio, quindi speriamo che Mihajlovic se ne va di culo. Ah, ecco di cosa volevo parlare. Secondo me, quando stai giocando a demolizione, devi avere sempre una squadra. Perché? Ora vi spiego perché. Perché avendo una squadra, cioè di giocatori manco tanto forti, però che hanno tutti i microfoni, che si riescono a parlarci, la comunicazione ti aiuta a vincere le partite. Perché? Come vedete qua, noi sappiamo già, tipo, stiamo parlando tra di noi, diciamo, oh, guarda, stanno piantando, non stanno piantando, cosa facciamo? Le lasciamo sta bomba, sì o no? E decidiamo tutto noi, quindi quegli altri non possono fare nulla, decidiamo noi per loro. E quindi ora mi vedete che perdevo un po' di tempo perché tanto sapevo che mancavano solo 7 secondi. E comunque, se volete giocare a demolizione e vincere abbastanza spesso, vi consiglio di avere una squadra perché sennò vi toccherà giocare contro altra gente con le squadre. Quindi, come vedete, io ho già 3 persone nella mia squadra. C'ho Kun, Jesus e Calcio Italiano. E comunque, questo Kun Jesus, vi volevo dire, l'ho conosciuto giocando perché tipo stavo giocando e a un certo punto vedo nella kill feed che lui stava molestando col cecchino e dicevo ma che cavolo, e poi ci siamo messi a parlare e lui è iniziato a fare tutto il ganzo, eh sì, io ho 50 iscritti su YouTube, siete tutti delle checche, così ho fatto, io volevo fare il modesto, non è che mi mettevo lì a vantarmi, ho detto vabbè io ce ne avrò mille di iscritti. Mi fa, ah cazzo, come fa ad avere 1000 iscritti? Abbiamo iniziato a parlare, poi è andato sul mio canale e tipo è rimasto sconvolto quando ce ne avevo 8000. E da lì abbiamo iniziato a parlare e ora gioco sempre con lui, io, lui e il suo clan, perché alla fine questi qui sono dei ragazzi del New Jersey che si divertono a cazzeggiare tantissimo. Cioè lui aveva un ratio di 2,25, una roba del genere. Poi ho detto basta, voglio cazzeggiare e ora il tuo rate è tipo un 2,2. Quindi questo è un gruppo di cazzoni, vi consiglio di andare a vedere il loro canale. Loro si divertono se il cecchino e a fare i cazzoni su cerca e distruggi. Quindi tipo per finta loro si nasconderanno in una stanza, trovano un letto e tutti iniziano a fare le orge. E poi tipo perdono tutti i round, ma poi visto che sono una squadra, tipo staranno perdendo 3-0 e poi vincono 4-3, cioè loro si divertono così. Quindi metterò un link nel video. Poi volevo consigliarvi di andare a vedere un canale di Watch This Player, che anche loro fanno video su YouTube con l'HTTP VR, credo. Quindi metterò anche un link per lui. Una cosa, nella patch hanno modificato anche un pochino le macchine, quindi non sono così puttenti. Vabbè, quindi ora è il momento per voi. Lasciatemi un commento dicendo cosa volete nel prossimo video. Io davvero vorrei mettere un commento live, mi ispira. Cioè, perché secondo me vi piaceranno molto. Però ci sono un po' di parolacce, un po' di bestemmie. Secondo me ci metterò un beep sopra, se metto beep beep. E vabbè, come vedete, partita è già quasi finita. Qui distruggo col supporto aereo, manco me l'hanno fatto tenere. Finisco 53, niente male. E quindi noi ci vedremo tra poco, cioè tra davvero poco, uscirà un doppio commento. Quindi cercherò di alternare un po', faccio un doppio commento, poi un commento come questo, poi un altro doppio commento, poi quello che volete voi. E quindi partita vinta. 2-0, cioè come la Lazio contro la Fiorentina. E quindi noi ci vedremo presto, va bene? Allora ricordatevi di andare a vedere i canali di questi miei amici. E noi ci vedremo tra una settimana circa. L'avrò detto tipo 20 volte, sono un cretino. Vabbè, buona cicci!